L'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita». Luca, capitolo 1, versetto 13. Non temere. Non temere, dice l'angelo del Signore a Zaccaria. Queste parole promettono l'esaudimento alle preghiere. Il Signore pronuncia a quest'uomo parole di misericordia e di benignità in vista del Redentore promesso Gesù. Qualunque sia la condizione che ti circonda, ricorda la promessa del Signore: non temere. Colui che si è rivelato nel Vangelo, il tuo Dio, il tuo Redentore e il tuo Salvatore, non ti abbandonerà mai. Non temere, sia questa parola il sostegno della tua vita, la fiducia nelle avversità, la forza nel dolore, perché colui che l'ha pronunciata si chiama il Fedele. Il Fedele è colui che ha fatte le promesse. Ebrei, capitolo 10, versetto 23. Non temere è un incoraggiamento, è un modo per essere sempre sicuro che c'è qualcuno accanto a noi, che non ci lascia e non ci abbandona mai. Un aiuto sicuro al quale rivolgersi in ogni istante della nostra vita. Un aiuto sempre pronto, che non chiede niente in cambio, se non un cuore disposto ad amarlo e a servirlo senza nessuna riserva.